Indaga la Polstrada sulla tragica fine della trentenne sulla 16 Napoli-Canosa nel territorio di Venticano. Investigatori, rispetto alle cause del decesso, ci vanno cauti e al momento affermano di non avere elementi sufficienti per definire la dinamica dell'accaduto, lasciando in piedi le ipotesi di suicidio e incidente. Lo schianto si è verificato intorno alle 22:30 di ieri sera. Il giovane di origini venezuelane, almeno secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, avrebbe lasciato l'auto fosse in panne sull'autostrada. Addosso però pare non avesse il giubbotto caterinato. Frangente. Dopo aver vagato a piedi per circa 3 km, il trentenne è stato investito da un auto articolato. Il conducente del pesante automezzo ha tentato di frenare per evitare l'impatto, ma il tentativo è risultato vano. La vittima è stata sbalzata a molti metri di distanza, perdendo la vita sul colpo. Da verificare se il giovane si è lanciato contro il tir per farla finita o si è trattato di un incidente. Su disposizione della Procura di Benevento, la salma è stata trasferita in ospedale per accertamenti medico-legali. Sul caso sono in corso indagini incrociate anche con gli agenti della squadra mobile per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Secondo alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, trentenne di origine venezuelane, sposato con una figlia residente a Mercogliano, stava vivendo un periodo difficile di instabilità, forse un momento di depressione alla base del gesto estremo.